Buongiorno a tutti, io sono Alberto Parola, coordinatore del corso di laurea in fisica e oggi volevo dare una brevissima presentazione dell'organizzazione della laurea magistrale in fisica che è attiva qui all'Insubria. Innanzitutto, come premessa, la laurea magistrale in fisica, o Master in Physics, perché dall'anno prossimo sarà tenuto interamente in inglese le lezioni, in modo da consentire anche l'accesso a persone che vengono da altre realtà. Il percorso della magistrale è organizzato in modo diciamo, praticamente identico in tutta Italia. Nel senso che mentre nella triennale vengono fornite in tutte le lauree triennali in fisica d'Italia le basi della fisica classica e moderna, nella magistrale si scelgono di approfondire alcuni temi, naturalmente di modo da portare lo studente ad avere, a poter entrare nella letteratura scientifica attuale nei temi di ricerca che lo interessano. Naturalmente questo richiede allo studente di eseguire delle scelte, perché è ovvio che non si possa acquisire tutta l'informazione indipendentemente dal particolare settore di interesse. La responsabilità dello studente nelle lauree magistrali è essenzialmente quella di costruirsi un curriculum che sia coerente. Naturalmente per questo ci sono i docenti del corso di laurea, referenti del corso di laurea, che sono ben disposti a dare delle indicazioni e dei consigli. La laurea magistrale si fonda su sostanzialmente due grandi pilastri che costituiscono gran parte dei crediti, 120 crediti necessari per la laurea. Da un lato ci sono i corsi che vengono seguiti, nel nostro caso sono 66 corsi distribuiti su 66 crediti distribuiti su 11 corsi sostanzialmente lo scopo è quello di colmare il gap tra la cultura di base che viene fornita dalle lauree triennali all'attività di ricerca che viene svolta attualmente nell'ambito. L'altro pilastro è la tesi di laurea, che nel corso di laurea in fisica, in tutti i corsi di laurea in fisica in Italia, è un punto importante e discriminante che forma la personalità scientifica del laureato. La tesi di laurea consiste nell'affrontare un tema di ricerca attuale e ottenere risultati originali. Naturalmente tutto ciò avviene all'interno di un gruppo di ricerca scelto dallo studente che affronti problemi di suo interesse. La differenziazione tra i diversi corsi di laurea magistrali in fisica in Italia si ha sull'offerta formativa, perché necessariamente dovendo arrivare a fornire gli elementi per poter effettuare una ricerca scientifica originale, deve essere focalizzata su quei temi che più sono presenti all'interno della sede prescelta. E quindi l'offerta formativa della laurea magistrale in qualche modo rispecchia, risente dell'attività scientifica presente in sede. Altre informazioni, avevo già premesso che dall'anno prossimo i corsi saranno tenuti in lingua inglese. Sostanzialmente esiste una procedura di ammissione alla laurea magistrale, in quanto la laurea magistrale è un titolo di studio indipendente, quindi in principio una persona che possiede una laurea triennale in altra disciplina può benissimo iscriversi alla laurea in fisica. Quindi esiste un colloquio di ammissione che il cui scopo è quello di capire se le conoscenze pregresse dello studente sono adeguate per poter seguire con profitto i corsi, il percorso studiato nella magistrale.
Naturalmente per i laureati triennali in fisica provenienti da qualunque università italiana o straniera l'ammissione è automatica, proprio in quanto la laurea triennale in fisica garantisce già di per sé l'acquisizione di quelle nozioni essenziali. Dato che i corsi saranno tenuti in lingua inglese, è necessaria possedere all'atto dell'ammissione un certo livello di conoscenza della lingua inglese che è codificato a livello B2. Un'altra caratteristica della nostra offerta formativa è la possibilità di conseguire una laurea a doppio titolo con l'Università svedese di Linnaeus, e dopo tornerò brevemente su questo. Dall'anno prossimo il percorso di laurea in fisica sarà strutturato in due, diciamo, curricula essenzialmente. Adesso passo velocemente in rassegna le principali aree di ricerca nelle quali operano i vostri futuri docenti, i professori di questa sede. Primo di tutto è fisica delle particelle elementari, c'è presente attività sia sperimentale che teorica, incentrata sulla fisica dei rivelatori e naturalmente con le applicazioni della fisica dei rivelatori, in quanto quello che viene sviluppato all'interno dei laboratori di fisica delle particelle, nel CERN per dirne uno per tutti, poi trova anche applicazioni in ambiti completamente diversi che possono andare dalla fisica medica, alla fisica ambientale, alla sicurezza la fisica dei rivelatori, qui ci sono un po' dei nostri docenti, alcuni dei nostri docenti interessati a questo settore, è uno dei temi sul quale lavorano i laboratori sperimentali essenzialmente di Massimo Caccia e della Michela Presti. La fisica delle interazioni forti, sviluppata da Phil Radcliffe dal punto di vista teorico, e la fisica dei neutrini da Andrea Giuliani, che è uno dei leader del campo internazionale peraltro ha un diretto contatto con i laboratori di Parigi e di Rosset. Infatti ci sono a fianco di queste ricerche che avvengono nella nostra sede, ci sono ovviamente delle collaborazioni nazionali e internazionali, e qui ho segnato solo alcuni, quelli che ci stavano essenzialmente sulla slide, tra i quali appunto il CERN, l'INFN, i laboratori di Gran Sasso, l'Università di Parigi, alcune aziende che si occupano appunto dell'applicazione della fisica dei rivelatori. Un altro tema particolarmente caratterizzante della tesi è quello dell'ottica. Anche qui sono presenti delle attività sia sperimentali che teoriche, centrate su diversi temi nell'ambito dell'ottica, che vanno dalla fisica dei laser, alla formazione di strutture spazio-temporali, alla ottica non lineare, la microfabrication, l'utilizzazione quindi dei laser per a fini di litografia, per tagliare i materiali, la diffusione di luce da nanoparticelle, l'ottica quantistica e con agganci alla informazione quantistica. Questi sono alcuni dei temi, anche qui naturalmente vediamo diverse collaborazioni scientifiche in atto. E naturalmente ci sono colleghi che si occupano di queste tematiche. Un ulteriore campo che è particolarmente sviluppato in sede è la fisica medica. La fisica medica, abbiamo delle convenzioni con l'ospedale Sant'Anna qui di Como e l'ospedale Niguarda di Milano, nonché ci sono attività in comune
col centro di adoterapia oncologica di Pavia e di nuovo appunto quello che dicevo prima, la fisica, i rivelatori che vengono studiati e utilizzati sui satelliti oppure appunto nei grandi acceleratori di particelle trovano appunto applicazioni in quest'ambito e in questo caso naturalmente ci sono delle possibilità poi di sbocchi, di continuare l'attività nell'ambito della fisica sanitaria e della fisica medica per chi interessa. Cambiando completamente tema, c'è un'attività di ricerca nell'ambito della fisica della gravitazione che affronta grandi temi centrali nella ricerca attuale in fisica, come l'origine dell'energia oscura, la struttura a larga scala dell'universo, i problemi della quantizzazione in spazio-tempo curvo e problemi di gravità analoga. Questi temi parallelamente appunto a queste ricerche si ha anche un gruppo che si occupa di fisica della materia condensata, anche qui diverse tematiche, magnetismo, superconduttività, informazione quantistica, materia soffice, quindi sostanzialmente il comportamento della materia aggregata di interesse anche in ambito biofisico, il problemi legati al trasporto in meccanica quantistica e sistemi dinamici, e anche in questi temi sono stati ottenuti importanti risultati dai nostri gruppi negli anni passati guidati dal professor Casati. Un secondo curriculum riguarda invece specificatamente l'astrofisica. Anche qui abbiamo delle convenzioni con l'Osservatorio Astronomico di Brera Merate anche in questo e naturalmente con collaborazioni con ricercatori in Italia e all'estero anche in questo caso quindi si può offrire una formazione parallelamente sia teorica che osservativa. I temi di interesse sono l'astrofisica galattica, l'astrofisica extragalattica, la cosmologia e poi naturalmente il tema del momento, cioè le onde gravitazionali, soprattutto legate alla comprensione dei meccanismi che portano alla creazione a quei fenomeni fisici che consentono l'emissione di onde gravitazionali. Avevo accennato precedentemente al doppio titolo, che naturalmente è una possibilità, non è assolutamente obbligatorio, ma è un'opportunità che viene data ai nostri studenti. Per ottenere questo doppio titolo bisogna decidere di passare un semestre presso la Linnaeus University, che è posizionata della Svezia, verso sud della Svezia. Durante questo semestre è necessario acquisire almeno 30 crediti presso la Linnaeus in corsi che vengono offerti. I corsi che offre questa università sono complementari ai nostri in larga misura e sono concentrati soprattutto su nanoparticelle e fisica quantistica dello stato solido. La discussione della tesi sarà fatta davanti a una commissione mista, di solito appunto tramite un collegamento in videoconferenza tra i nostri docenti e docenti della Linnaeus. Tutto ciò viene consentito grazie a un finanziamento dei programmi europei integrato ulteriormente da fondi di Ateneo, proprio per incentivare questo genere di scambio di studenti tra sedi diverse.
Ultima cosa, naturalmente, per chi dovesse essere interessato a trasferirsi a Como provenendo da altre regioni geografiche, è un problema pratico importante è capire dove poter alloggiare. Abbiamo delle convenzioni con bellissima struttura, il Collegio alla Presentazione, che tramite appunto queste convenzioni consente di acquisire tramite bando naturalmente dell'alloggio a tariffe agevolate. Cosa fa un laureato in fisica magistrale? La condizione occupazionale, dati del 2016 di AlmaLaurea, quindi del database nazionale, mostrano che sostanzialmente, confronto tra l'Italia e l'Insubria, che sostanzialmente il 50%, tra il 50 e il 60% dei laureati a livello nazionale in fisica proseguono con un'attività post laurea, che può essere o un dottorato di ricerca in Italia o all'estero, o una scuola di specializzazione, per esempio nel caso della fisica medica, che consente di avviare l'attività in ospedale. La percentuale di il resto naturalmente entra nel mondo del lavoro, e la percentuale di occupati è estremamente alta, per il caso in esame è stata addirittura del 100% di occupati a un anno dalla laurea, quindi sostanzialmente piena occupazione grazie alla. Quindi a questo punto non mi resta altro che augurare a tutti buona fortuna, e per chi volesse avere maggiori informazioni c'è il mio indirizzo di posta elettronica.